Vorresti pannelli fotovoltaici ma hai poco spazio? Anker Solix ha appena lanciato sul mercato. Ciao a tutti amici, anch'io per vivere e per passione mi occupo di fotovoltaico, quindi dovrei essere contento di vedere un video che promuova un piccolo kit di fotovoltaico da balcone. Però, per quanto sia ligure, non mi dispiace affatto vendere i miei prodotti e servizi. Ho grandissimo rispetto di tutte le persone che seguono i miei video. Quindi ti dirò, caro amico, che quella soluzione non è la migliore che tu possa oggi scegliere. E ti spiego perché. Premesso che poco è meglio di nulla, e quindi anche nel caso in cui tu non abbia lo spazio per un impianto fotovoltaico che abbia almeno una taglia di 6 kW, tali da poter coprire i costi di un'abitazione di una famiglia media, nel caso in cui tu voglia spendere pochi soldini per un fotovoltaico da balcone, non stai facendo una cosa sbagliata. Però, spendendo molto meno, ti suggerisco una soluzione migliore. Di che cosa ti sto parlando? Ti sto parlando di partecipare ad una comunità energetica. Ora, nel mio caso, sto cercando, ho già contribuito ad aprire alcune comunità energetiche e sto cercando di aprirne il più possibile, proprio per fare in modo che chi come me, come te forse, vive in un condominio e non ha tutto lo spazio che vorrebbe, possa diventare il più indipendente possibile dal punto di vista energetico. Non soltanto per una questione di risparmio economico, che al giorno d'oggi comunque non è un aspetto da sottovalutare per molte famiglie di italiani, ma anche per un aspetto di tutela dell'ambiente. Mi spiego meglio. Qual è la soluzione che ti voglio suggerire e per la quale ti incoraggio a scrivermi e a contattarmi e a dirmi che cosa ne pensi? Se tu entri a far parte di una comunità energetica rinnovabile, si chiamano così, hai l'opportunità di utilizzare l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di persone che fanno parte come te della stessa cabina primaria di e-distribuzione. Cosa significa? Che se io e te stiamo nella stessa parte di una grande città, nella stessa zona, oppure se viviamo nello stesso paese o nella stessa città di piccole dimensioni, molto probabilmente facciamo parte della stessa cabina primaria. E quindi tecnicamente possiamo far parte anche della stessa comunità energetica. In estrema sintesi, io ho un impianto fotovoltaico, tu no. Io produco energia rinnovabile gratuita. Nel momento in cui io la sto producendo, tutto quello che è in più che io non consumo, tu lo utilizzi gratuitamente. Ripeto per essere sicuro di essermi spiegato bene. Abbiamo un impianto fotovoltaico che produce. Il mio appartamento non consuma tutta l'energia che quell'impianto sta producendo. Quindi quella che avanza te la becchi tu che fai parte della mia comunità energetica, anche se tu sul tetto della tua casa non hai alcun tipo di impianto fotovoltaico. È geniale, non credi? E il tuo investimento è al pari di un costo attuale per andare a mangiare una pizza e una birra. Quindi, al di là di queste soluzioni che sono meglio che niente, il mio consiglio per tutti quelli che mi seguono è quello di entrare a far parte di una comunità energetica e, se possibile, perché gli incentivi ti incoraggiano a fare questo tipo di azione, farsi il proprio impianto fotovoltaico.
Ma nel caso in cui, per mille ragioni, tu non sei in grado di farlo, non ti preoccupare, perché l'energia prodotta dagli altri impianti che alimentano la tua comunità ti permetteranno anche a te di avere dell'energia gratis per le tue esigenze. È qualcosa di favoloso. Io mi domando perché non se ne parli in continuazione. Almeno io sono entusiasta di questa novità. Dimmi che cosa ne pensi, scrivimi, condividi il video per piacere, a te non costa niente, per me significa aiutare altre persone e mandare avanti il mio lavoro che faccio con passione. Scrivimi anche se non sei d'accordo. Una buona serata, un saluto a tutti da Marco Fai, altro esperto del fotovoltaico. Ciao ragazzi!